si è svolto ieri pomeriggio un open day per genitori e figli che hanno potuto visitare la struttura del plesso del primo circolo didattico Collodi. I genitori hanno potuto osservare il lavoro di laboratorio delle maestre ed effettuare un tour completo dell'istituto con la possibilità di chiedere informazioni direttamente alle maestre. Abbiamo chiesto alla responsabile del progetto, la maestra Antonia Sirsi, di illustrarci l'attività dell'Open Day. E la nostra scuola ha pensato di organizzare un pomeriggio di incontro relativo alla conoscenza del nostro istituto, partendo dalla visita dello stesso. Si sono potuti apprezzare gli spazi, quindi i laboratori che hanno da sempre ospitato i nostri ragazzi e che consentono loro di apprendere in maniera laboratoriale appunto e multimediale, e inoltre avere la possibilità di apprezzare la nostra didattica. Inoltre quest'anno, in qualità di vicaria, sostengo l'importanza del avvicendarsi nelle diverse giornate, ce ne sono state altre, la precedente quella del mese di dicembre, perché è stato importante riuscire a cogliere il polso di gradimento della nostra offerta formativa. Infatti sono stati predisposti degli sportelli informativi all'interno dei quali i genitori potevano realmente interfacciarsi con la nostra realtà e quindi chiedere informazioni, entrare nel merito della compilazione della domanda di iscrizione ed inoltre cogliere quello che è lo spessore, il quid aggiuntivo che il nostro istituto offre all'utenza. Chiaramente la nostra scuola si apre alla possibilità di ulteriormente comunque essere vicina alle esigenze delle famiglie. Infatti nel volantino illustrativo che abbiamo dato alle famiglie abbiamo indicato le giornate e gli orari in cui le stesse potessero venire da noi per chiedere ulteriori informazioni e quindi scegliere in maniera consapevole e razionale. Ci auguriamo che la nostra scuola sia sempre più vicina all'utenza, alle esigenze formative dei nostri piccoli studenti, perché offriamo un bagaglio di opportunità che hanno certamente un valore aggiunto in termini proprio di valorizzazione dei talenti e di potenziamento delle risorse di ciascun studente. Quest'anno in particolare, oltre agli sportelli formativi di cui vi parlavo, abbiamo pensato di allestire una bacheca con questo cartellone che potete vedere alle mie spalle, in cui sono presenti attorno adesso dei post-it che le famiglie hanno liberamente potuto insomma indicare, quindi scrivere e incollare, proprio per poter noi prendere spunto dalle loro considerazioni. Lascia qui il tuo post-it, è un tabellone in cui sono presenti quelle che sono le esigenze, i pareri, le considerazioni che le famiglie hanno voluto testimoniare, in qualche modo lasciare. Ci auguriamo che tutto questo abbia come fine il miglioramento del servizio e la qualità dell'offerta formativa. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, le iscrizioni avverranno nelle consuete modalità. Tuttavia i plessi di scuola dell'infanzia si aprono l'accoglienza, quindi in giornate di open day, l'8 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 e il 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. Chiaramente i plessi sono indicati secondo quelle che sono le informazioni già giunte alle famiglie. Ora, un aspetto molto importante che teniamo a precisare è che l'iscrizione delle famiglie per i loro figli è assolutamente libera. Ci sono dei criteri, tuttavia non esiste la dicitura secondo cui l'abitazione e la vicinanza di essa rispetto al circolo possa fare realmente la differenza. Cioè si sceglie in relazione all'offerta formativa che la scuola propone, non certamente quello che rientra nella vicinanza e comodità relativa all'abitazione. Grazie.